Auguri di Buon Natale e un sereno 2021 a tutti i compaesani di Verzuolo. Tutta la cittadinanza voglio inviare la mia speranza di pace, salute e bene che il sorriso vi mantiene, ma soprattutto tanta felicità che sicuramente con l'anno nuovo arriverà. Buona festa a tutti! Se avessi una botteguccia fatta di una sola stanza, mi metterei a vendere, sai cosa? La speranza. Speranza buon mercato, per un soldo ne darei ad un solo cliente, quanto basta per sé. E alla povera gente che non ha da campare, gli darei tutta la mia speranza, senza fargliela pagare. Buona festa a tutti, da Lorenzo. Buon Natale 2020 a tutti da Sofia! Ciao a tutti, sono Vittorio Monge e vi voglio augurare un buon Natale. Rimanete sereni anche in questo periodo e non perdete mai la speranza, perché lo spirito del Natale rimane sempre. Buon Natale! La magia di questo Natale è che siamo vicini anche se non stiamo insieme. Buone feste! A Natale puoi aiutare chi ne ha bisogno, a volte basta poco per regalare un sogno. Buon Natale! Ciao a tutti! Volevo dirvi che le cose più belle della vita non si trovano sotto l'albero, ma stanno nelle persone che ci stanno accanto nelle occasioni speciali. Spero che il Natale possa portare nelle vostre case pace, armonia, ma soprattutto tanta salute. Ciao, buon Natale! Auguro a tutti i cittadini di Verzuolo un felice Natale. Anche se stiamo vivendo un periodo difficile, lo supereremo con gioia e speranza. Ehi, Rina! Che c'è? Mi sta mangiando un ago di pin. Che cosa? Che c'è? Lo sai che tra un po' di giorni è Natale? Tra quanti? Non lo so, non ho voglia di contarlo. Beh, allora auguriamo Natale a tutti. Io auguro Natale a te. Io auguro Natale a te. E noi auguriamo Natale a Verzuolo. Vi auguro un buon Natale e sperando che stiate tutti bene in questo periodo. Ciao a tutti, io sono Andrea Monteleone del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Volevo augurare auguri di buon Natale a tutta quanta la comunità di Verzuolo e anche quelli lì che hanno più bisogno di aiuto, soprattutto gli anziani. Bisogna sempre essere felici in questo periodo che stiamo vivendo e mi raccomando, fidatevi sempre di voi stessi.